Ciao amici di Pronto Tutto, oggi andiamo a parlare di un argomento che sicuramente interessa moltissimi di voi. Andiamo a vedere molto, molto, molto da vicino che cosa vuol dire veramente affilare un coltello. Molti prepper, si sa, sono dei veri appassionati di coltelli e la cosa non stupisce affatto, visto che il coltello è lo strumento fondamentale per tutte le situazioni di sopravvivenza, soprattutto quelle che riguardano l'outdoor e gli ambienti naturali. Altrettanto naturale quindi che molti prepper vogliono fare da soli il filo ai propri coltelli. All'inizio però ogni tanto i risultati sono piuttosto deludenti e ci scappa anche magari che qualche coltello pagato fior di soldi venga ad essere rovinato da una mano poco esperta. Ancora più grave, ogni tanto sui forum si vedono consigli un po' tirati per aria, piuttosto che pratiche molto poco ortodosse o utilizzo di strumenti che non sono propriamente adatti a fare questo lavoro. Col video di oggi cercheremo di spiegare esattamente che cosa vuol dire fare il filo di un coltello, che cosa succede al filo del coltello mentre lo stiamo facendo e quale sarà il risultato che vogliamo ottenere. Con queste conoscenze in mano sarà facile riconoscere tutti quanti gli errori prima ancora di farle e trovare dei metodi anche molto economici per riuscire poi a fare il filo alle nostre care lame. Cominciamo col vedere da vicino come dovrebbe essere fatto il filo di un coltello. Il filo di un coltello dovrebbe essere una zona assolutamente dritta, lineare, bidimensionale, che è l'incontro fra due piani sfalsati che sono le superfici del filo del coltello. Il coltello è fatto in acciaio e quindi gli strumenti che utilizzeremo per andare a fare il filo al nostro coltello necessariamente si baseranno sul processo dell'abrasione, ovvero il filo del coltello dovrà essere fatto scorrere più volte su una superficie ruvida, dagli opportuni materiali e dall'opportuna ruvidità, di cui parleremo proprio, al fine di andare a rimuovere delle parti di acciaio per andare a ridefinire il filo del coltello. Qualsiasi sia il materiale che utilizzerete per andare ad affilare il vostro coltello, necessariamente sarà un abrasivo, ovvero un materiale composto da, immaginiamola come se fosse una sabbia incollata insieme, la cui durezza dei grani è paragonabile, se non maggiore, a quella dell'acciaio, il cui scopo sarà quello di andare progressivamente a graffiare l'acciaio per asportare dei pezzi, come se stracessimo più o meno una scultura. La dimensione dei granelli di sabbia è quella che va a definire la cosiddetta grana. Quando un materiale ha una grana con un numero piuttosto basso, 40, 60, 80, vuol dire che è composta da granelli di, chiamiamola sabbia, molto grossi e quindi andrà a fare graffi molto marcati e quindi ad asportare parecchio materiale dal filo del coltello. Viceversa, quando un materiale avrà una grana con un numero piuttosto elevato, quindi 1000, 2000, 2500 e via dicendo, avrà una grana estremamente sottile e quindi la quantità di acciaio che andrà ad asportare dal coltello sarà via via sempre minore. Andiamo a vedere molto da vicino e con l'ausilio di qualche immagine che cosa succede quando andiamo a graffiare il coltello col nostro materiale abrasivo. Prendiamo in considerazione un solo granello del materiale abrasivo che va a strisciare su una superficie completamente piatta. È facile immaginare che man mano che questo granello va a strisciare sull'acciaio, va a definire un solco o un graffio lungo la superficie. Ma che cosa accade a questo graffio nel momento in cui arriva esattamente nel punto in cui i nostri due piani vanno a coincidere? Succede che l'incavo del graffio viene a essere riportato allo stesso modo sul filo, quindi sul filo del nostro coltello, dopo questo graffio, avremo praticamente un piccolissimo solco. Andiamo a vedere allora che cosa accade quando invece di avere un singolo granello che va ad incidere il metallo, ne abbiamo una serie che vanno tutti quanti insieme parallelamente a incidere la superficie del filo. Sulla parte terminale del filo, quindi proprio sul tagliente, avremo quindi una serie di piccole incisioni, una dietro l'altra, tutte quante della dimensione del granello di sabbia che è andata ad inciderlo. Quindi alla fine del primo passaggio sul filo del coltello avremo di fatto una microscopica seghettatura. Questo non è bello, quindi andiamo a trovare dei metodi per eliminare questa seghettatura e a rendere il filo man mano più tagliente.
come molti di voi sicuramente sapranno, dopo questo primo passaggio quello che viene fatto è ripetere lo stesso tipo di procedimento, però stavolta con un abrasivo di grana maggiore, quindi con dei granelli di sabbia che sono decisamente più piccoli rispetto al materiale che abbiamo usato in precedenza. Che cosa succede? Che i granelli non riusciranno ad arrivare in fondo all'avvallamento del graffio che è stato fatto dalla pietruzza che l'ha preceduta, e quindi cosa faranno? Eroderanno la parte più in alto della superficie, la abbasseranno leggermente verso la valle. Cosa succede quindi alla seghettatura del filo? Che dove prima avevamo delle incisioni piuttosto grandi fatte dalla grana della prima pietra, accadrà che avremo quelle stesse incisioni però in dimensioni molto più piccole, quindi la seghettatura sul filo sarà formata da dei denti via via più sottili e più piccoli. Il passaggio con grane successive può essere fatto 2, 3, 5, 8 volte, dipende dal materiale che andiamo ad utilizzare, dallo scopo per cui andiamo ad affilare il nostro coltello e da che tipo di filo vogliamo ottenere. Il risultato comunque sarà sempre lo stesso, la seghettatura che abbiamo sul filo del coltello andrà a diventare via via sempre più piccola e sempre più sottile. Per chiarire meglio questo concetto andiamo a vedere delle immagini ingrandite 800 volte del filo di un coltello che cambia il proprio aspetto mentre viene affilato passando attraverso grane successive. La prima immagine è quella di una pietra diamantata a grana 50. Come si vede, il filo è estremamente ruvido, disomogeneo, disoniforme e non è certo un bello spettacolo visto così. Andiamo ad aumentare la grana, manteniamo sempre solo gli 800 ingrandimenti, ma passiamo dalla grana 50 alla grana 100. Già comincia a essere un po' più ordinato. Dopo la grana 100 andiamo a passare alla grana 400, che già comincia ad avere un aspetto decisamente diverso. Passiamo ora alla 600. Ed infine, per esagerare, arriviamo proprio alla 1200. Vedete che i graffi sono ancora presenti, però sono praticamente impercettibili su un ingrandimento 800, quindi immaginate cosa può essere invece su un utilizzo pratico. Ma non siamo ancora contenti. Andiamo ad utilizzare una pietra ceramica dalla grana da 1 micron e vediamo cosa succede. Ecco che il filo è diventato completamente liscio, completamente uniforme e praticamente la seghettatura è quasi sparita. Per adesso fermiamoci qua, abbiamo già detto abbastanza cose, successivamente passeremo a vedere materiali, tecniche, strumenti diversi che possono essere utilizzati efficacemente per fare il filo ai nostri coltelli, ma sempre rispettando la parte di teoria che abbiamo visto in questo video. Per adesso è tutto, vi invito a lasciarmi i vostri commenti, farmi sapere che cosa ne pensate, alla prossima, ciao!